Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Guelta Leale. Eccoci qui di nuovo con Punch Club. Allora, riprendiamo la nostra partitozza con il nostro Nando. Allora, fatemi dare un'occhiata qui. Abbiamo due bistecche, 101 di moneta. Qui ci possiamo iscrivere. E come siamo messi? Abbiamo un po' fame, siamo stanchi. Allora andiamo a dormire. Facciamo così. E dobbiamo un attimo allenarci per poter... Sì, dormi. Per poter arrivare ad accumulare 4 anche di agilità e forza, in modo tale da poter poi acquistare le skill. Ok. Vabbè, famo che ce ne mangiamo un'altra. Va, tanto soldi eventualmente per comprare carne ne abbiamo. Ora andiamoci ad allenare. Vai di forza. Grande così, di prepotenza. Sicuramente ne prendiamo di più quando andiamo in palestra, perché ci sono molti più attrezzi. Però, come detto, ci risparmiamo non solo i soldi della palestra, ma soprattutto anche il viaggio, perché poi dobbiamo tornare a casa, andare a comprare del cibo. Quindi cerchiamo di accumulare un po' puntoni così. Certo, non sarà il massimo, come detto, perché sulla palestra ce ne sono di più di attrezzi del genere. Però fin quando riusciamo ad allenarci direttamente da casa va bene. Vai, prosegui. Allora, è passato un altro giorno. In realtà non lo so se adesso riandiamo a questo, se ci ridà il pallino pieno, se si resetta tra virgolette a fine giornata. Ora controlleremo. Vediamo. Sì, ok, quindi basta aspettare la conclusione della giornata. Dai, è così, con cattiveria. Poi ci alleniamo un altro pochino qui. Allora, 4 non ci arriviamo per il momento. Penso ci voglia ancora un po'. Più che altro adesso dobbiamo andare a comprare un po' di cibaria. Tornare a casa e dormire, perché allora aspetta. Anzi, facciamo direttamente così, possiamo. Vabbè. Ci vado a piedi e compriamo la nostra carne. Facciamo un po' di scorta. E direi di... no, andiamo a casa, perché poi andremo anche a quello. Piano piano facciamo tutto. La prima cosa da fare, vabbè, mangiarci almeno una bistecchina, perché altrimenti ci svegliamo durante il pisolino. Potremo dormire per poco perché ci sarà l'incontro a breve. Dovrebbe essere durante la fine della giornata. Ok, dai. Ce la potrebbe fare il nostro Nando. Dobbiamo andare con cattiveria e recuperare tutte le bastonate che abbiamo preso negli scorsi episodi. Non ci eravamo concentrati sull'allenamento, ma come detto c'è stata una pausa dagli allenamenti per poter acquistare gli attrezzi da poi, in modo tale da poterli utilizzare poi direttamente a casa. Almeno ci risparmiamo, come detto, viaggi eccetera eccetera. Ora, finito questo incontro, ci proviamo a riallenare un pochino per arrivare almeno alla forza e mettere il blocco delle skill. Poi una volta che abbiamo tutti e 4 i blocchi ci possiamo dedicare anche alle altre cose. Anche perché i blocchi successivi sono ad 8 e là inizia a diventare un po' tostarella. Quindi penso di dover accumulare abbastanza denaro per fare una cosa del genere. Dai, Nando, che gli hai rotto il culo. Non è vero, ha speso un po' di energia, ma perché lui c'ha il recupero della stamina. Noi però siamo... Ok, incisivi. Nel senso che li facciamo saltare gli incisivi. Grande così. Ora... Vabbè, ci dobbiamo allenare. Cazzo, non abbiamo soldi, sennò altrimenti mi sarei allenato qui. Vabbè, comunque noi ci iscriviamo. Andiamo... Facciamo una cosa, va. Io mi butto un attimo qua al lavoro. Se accumuliamo qualche soldino non farebbe mica male. Fino a quando non finisce
la barra della sazietà, ci proviamo. Ok, siamo troppo stanchi. Possiamo andare a casa. Sì, dai, andiamo a casa con l'autobus. Ne facciamo anche prima. Andiamo a mangiare. Stavolta ne mangiamo un paio. Ci riposiamo. E poi ci possiamo dedicare all'allenamento intensivo. Dormi, dormi. Vai così che dobbiamo recuperare energia. Il nostro Nando deve diventare un lottatore cazzuto e cattivo. Vai Nando, pronti per l'allenamento. Vai subito di forza, va. Ce la facciamo ad arrivare a 4? Sapete che non saprei. Vabbè, magari finendo il giorno forse ce la facciamo. Almeno ci riempie il pallino una volta finita la giornata. Poi andiamo di piegamenti che... Ok. Dai è così Nando. Il furgoncino dell'A-Team. Potrebbe anche usare quello per andare in giro, invece no, non gli piace. Ok, siamo arrivati a 4, quindi... Ecco, è risceso a 3, cazzo. C'ha fame. Maledizione, sì, perché a fine giornata ci va a togliere dei punti. Mangiatene 2 subito, che sennò qua stiamo a fare parte a perde. Cosa c'è? Scavato la buca per un qualcosa, non si sa. Ok, questa è andata. Aspetta Nando, che andiamo a sbloccare questa qui. A 9. Ce n'ho 28, perché non possiamo farla? Ah no, possiamo. Non è vero. Requisiti. Ma ce li abbiamo i requisiti? Sta a 4. No? Ah, perché dovevamo sbloccare prima questo. Vabbè, sblocchiamo prima questo. Andiamo a sbloccare l'uppercut. Magari poi lo possiamo anche utilizzare, non lo so. Un'altra cosa che vorrei sbloccare. Questo cosa? Ah, prendiamo maggiore agilità dall'allenamento. Presumo anche questi. Correndo ne perdiamo di meno. Ok. Ah, dall'allenamento più forza. Abbiamo solo 9 pallini, quindi ce li dobbiamo tenere per... Dimmi... Ok, quello l'abbiamo sbloccato. Per questo qui, che richiede quanti? 11, cazzo, quindi dobbiamo combattere prima di arrivare lì. Però, vabbè, noi comunque possiamo allenarci. Questo cosa faceva? Ah, no, è la stamina. Niente, allora aspetta, Nando. Tocca andare a lavorare, che ci serve denaro. A parte che ci serve prima cibo. Aspettate. No, rimaniamo un attimo a casa perché non mi ricordo quante bistecche abbiamo. Niente. Facciamo qua. Sì, sì, va bene, stai calmo. Spendiamo un fottio qua. Andiamo al lavoro, va. Dobbiamo comprarci anche l'altro attrezzo per aumentare l'agilità. Così facciamo tutto a casa, sti cazzi. Almeno blocchiamo. Se non sbaglio servono 150. Vabbè, andiamo a combattere, va. L'uppercut già ce l'ha messo in automatico, eh. Vabbè, proviamo. Non sarà magari il suo anche questo. Questo ha 4 di forza, è quello che ci spaccava i denti. Vediamo se riusciamo a a migliorare un po'. Lui fa molto più male, no? E forse pure lui usa l'uppercut. Ah no, l'uppercut non ce l'abbiamo. Ah no, è vero, stava tra quelli non installati. Abbiate pazienza. Aia. Lui con l'uppercut ci toglie 10, cazzo. Guarda là che stiamo perdendo un sacco di... Allora, aspettate, qua dobbiamo...
Vediamo, vedo un attimo anche. Io direi di togliere questo e mettere questo. Però abbiamo così poca energia. Vabbè che tutti e due stiamo messi male. Proviamo così, poi nel caso mettiamo oppure facciamo un round di recupero. Proviamo. Proviamo a togliere questo e mettere questo. Almeno recuperiamo un po' sta barra. Lo so che saltiamo un attacco, ma almeno ne recuperiamo un po'. Non è vero perché lui ci pesta come se non ci fosse un domani. Grande è così. Vai di uppercut. Aia, ci ha spezzato la tibia. Guarda sto figlio di puttana. Eccala, ci ha spaccato il culo. Mortacci sua. Vabbè, che dobbiamo fare? Andiamo al lavoro. Qua ci possiamo iscrivere. Vabbè, noi ci iscriviamo ugualmente. E andiamo al lavoro, va. Lo so che siamo un po' stanchi, ma non fa niente. Almeno se riusciamo ad accumulare un altro po' di moneta, poi andiamo a dormire, presumo, sì, perché è stanco, ecco. Andiamo con l'autobus e facciamo prima, non dobbiamo perdere tempo. Così poi si arriva subito al lavoro, vai, vai. Dai, Nando, che ci serve l'attrezzo per l'agilità. Lo so che in realtà sarebbe meglio spingere su una sola abilità. Io vorrei fare un po' un lottatore che riesca a destreggiarsi bene in tutti i campi. Ci proviamo. Al lavoro. Subito. Con l'autobus, sì. Vai, vediamo se riusciamo. L'agilità sta scendendo in modo clamoroso, ma ci sta. Continuo ad accumulare denaro, lo so che quello costava 150, se non sbaglio, o 200, non lo so. Sta di fatto che comunque poi ci servirà anche del cibo, perché ci sta. No, continua a lavorare fino a quando non sei stanchissimo. Oddio, magari poi ci spaccano le gengive quando. Dov'è? Questa è la palestra, non dobbiamo andare qui. Con l'autobus. E ci compriamo questo qui che costa 150. E poi ci compriamo il restante di bistecche. Ok. Possiamo andare a casa a dormire per poco, in realtà, ma va bene. Vai. Dai, Nando, dai, Nando. Cerchiamo di essere in forma, di farci trovare in forma per il prossimo incontro. Come detto, soffriamo un po' in agilità al momento, ma. Vai, va. Allora, questo è abbastanza scarsino, quindi. Facciamo che questo lo togliamo, rimettiamo. Allora, 7,39,6, quello che perdiamo. Questo fa meno male, però è più preciso e ci fa spendere meno stamina. Forse conviene questo qui. Proviamo. Dai, Nando! Si fa poco male, però almeno dovrebbe colpirlo. Ecco, come non detto. Guarda questo. Fatti valere, Nando. Non è che possiamo prendere bastonate così a gratis. Soffriamo un po' a livello energetico. Non so se influisce anche il fatto che siamo venuti affamati. Vabbè. Che dobbiamo fare? La vita di Nando è difficile, eh? Non è. Molto easy gestire tutto. Ma noi continueremo con la nostra scalata. Poi successivamente andiamo. Guarda là quante combone. Grande Nando. A vedere anche le altre zone che abbiamo, le altre missioni. Però, come detto, di base ci concentriamo su un po' sull'allenamento in queste fasi. Poi, come detto, variamo. Ci sono stati
dei video che abbiamo dedicato alla raccolta di moneta. Adesso vorrei arrivare a stabilizzare le nostre skill. Allora, adesso possiamo mangiare come dei cinghiali. E facciamo una cosa, ci alleniamo. Dov'è l'altro? Ah, ecco qua. Dobbiamo arrivare a 4 anche con quello, almeno sblocchiamo tutto e buonanotte. Dobbiamo alternare questi due perché il pallino blu ce l'ha da solo questo. Prova qua. Vediamo cosa riusciamo a fare con il nostro Nando. Dai, è così. Gli altri sono sempre più difficili da far salire. Poi ci vorrà molto lavoro per far salire quelle skill. Già adesso ne becca di meno, molte meno. Qua, vabbè, il pallino blu è un po' raro. Però almeno facciamo qualcosa. Qualcuno arriva di pallino blu. Finirà la giornata, quindi scenderà un po', però potremo riutilizzare questi. Quindi ci sta. Vabbè, aspettiamo direttamente la fine della giornata. Ci siamo iscritti? Ok. No, ancora non è finita la giornata. È così. So che è poco e niente, ma va bene. Ok, adesso possiamo ripartire con questi qui. E forse, si spera, arriviamo a 4 entro la fine della giornata, in modo tale da bloccare anche quella skill. Perfetto, ferma di Nando, dai, è così. Ok. Poi per quanto riguarda le altre, sono un po' cazzi, ragazzi, perché per andare a sbloccare queste dobbiamo sbloccare per forza questa e questa, quindi sono già 12. 24. Per sbloccare questa dobbiamo sbloccare questa. Vabbè, tutte e 4. Quindi tutte. No, tutte e 3, no, tutte e 2. No. Ci vogliono mille pallettoni di skill. Cazzo. Mangia una bistecchina, va. Fatti anche una dormita. Recuperiamo un po' di energia, un'altra bistecchina e poi andiamo al lavoro perché ci servono soldi. Abbiamo finito le bistecche, cazzo, mangia come un cinghiale sto Nando. Va bene così, dai. Andiamo qui, ci andiamo con l'autobus, facciamo prima. Vai Nando, vai Nando. Accumuliamo un po' di moneta. Si continua ad accumulare moneta che adesso ci serve. Soprattutto per il cibo, visto che siamo arrivati ad un frigo abbastanza imbarazzante. Ok, vai, andiamo a combattere. Mi raccomando, Nando, adesso c'hai tutte e 3 le skill bloccate su 4. Cerchiamo di mantenerci. Grande così. Guarda là la combo cazzuta di Nando. In realtà vorrei sbloccare anche qualcos'altro di questo, in modo tale da metterne un'altra, per variare un po' i tipi di attacco. Eventualmente anche parate, schivate, cose del genere. Non so quanto. No, aspetta, rimetti quello. Il fatto è che l'albero delle abilità è i 4 alberi delle abilità. Cazzo di casino. Grande Nando, con cattiveria proprio.
Vediamo. Dai, va bene così. Facciamo una cosa, ragazzi. Andiamo un attimo. Bistecca. Eh sì. Andiamoci a piedi, no? Possiamo andare. Dobbiamo andare a casa. Ci andiamo a piedi, tanto siamo vicini. Mangiamo, se no ci svegliamo nel pieno della notte. E adesso non mi iscrivo lì perché vorrei andare a vedere un po'. O qualche incontro clandestino. Magari così guadagniamo anche un po' di moneta. Sempre se vinciamo. Dobbiamo andare a parlare con quello là che ci aveva beccato. Per strada che ci aveva mandato dal suo boss. Ok. Adesso siamo a posto. Quindi abbiamo questo qui dove dobbiamo andare. Allora, aspettate, andiamo un attimo qui al caffè che. Sono, vabbè, due tipi alla Pulp Fiction. Ce ne servono altri tre. Allora, in realtà non sto vedendo proprio tutto quanto. Proviamo l'ufficio di Mike. Eccolo qua. Sì, anche qui ci sono molte citazioni. Altri due. Qua non possiamo fare niente. Mike, ci dice qualcosa? Sì, infatti non abbiamo fame, però. cos'altro? Qui mi sembra che non c'erano. Nel bar? Proviamo ad andare al bar. Eccolo qua. Serve ancora uno. Tyler, vediamo che ci dice. Vediamo, dai, facciamoci un combattimento da strada. Ma è tipo Tyler di Fight Club. Potrebbe essere. Dai, dai, Nando, fatti valere. Che poi andiamo in giro così con i pantaloncini rossi e non lo so. Almeno quando andiamo in giro un po' in borghese. Oh, Nando, non ti fa prendere a. Come non detto, pugni in bocca. Dai, è così, vai Nando. Vai di combo, grandissimo. Occhio che stiamo un attimo in difficoltà. Andiamo a tappeto così, eh. Eccola. Vabbè, sti cazzi. Anche se andiamo a tappeto poi. Ecco. Abbiamo qualche problema nel recupero, però visto che a lui non è che manchi tantissimo per andare KO. Ok. Grande, grande così. Va bene, niente di che, eh? Questo è tutto? Vabbè. Ci dà, vabbè, comunque skill point. Qui non c'era niente. Onestamente qui fiori non ne vedo, non vorrei sbagliarmi. Tu non c'è più niente da vendere ormai, no? Va bene, qui. Allora, bar. Questo abbiamo visto, questo abbiamo visto. Andiamoci a piedi. Sì, ho capito. Ok, li possiamo portare adesso. Andiamoci a piedi. Scusa, i soldi come li abbiamo finiti? Abbiamo comprato tutto. Vabbè. Senta, ci abbiamo i fiori. Ok. In love. Ah, spendiamo meno energia quando ci alleniamo. E anche meno cibo ci serve. Azzo, ottima sta cosa.
Tipo. Ah, ok, va bene. Forse dobbiamo andare. Aspetta. Tutto bene, don't worry. Sì, non è stato semplice. Ok, lei sembra felice, tutto a posto. Va bene. Allora, massimo una chiacchierata, non lo so. Che regalo gli faccio? Una bistecca? Ah, 40 dollari per un regalo. Vabbè, non ce li abbiamo, abbiamo 4 dollari al momento. Chiacchieriamo al massimo. Ah, ok, gli viene fame e perde energia. Però è più felice. Vabbè, basta, siamo già abbastanza felici, possiamo andarci. Ok ragazzi, a questo punto nel prossimo episodio andremo a controllare anche qui. Questo, come detto, siamo in una situazione di in love, quindi per 4 giorni dura. Quindi poi dobbiamo tornare là, mettermi da parte i 40 dollari. Va bene, allora a questo punto io direi che ci possiamo salutare qui con questo episodio di Punch Club. Mi raccomando, come sempre, fatemi sapere la vostra. Se potete condividete questi video, seguitemi anche sul primo canale e sulla pagina Facebook. E niente, ci vediamo al prossimo episodio con il nostro Nando. Un saluto a tutti da quel tale Ale.